Face bene, benvenuti carissimi amici di Padre Pio TV. Questo che stiamo per vivere è uno speciale Laudato Si, la trasmissione che già conoscete da tanto tempo, che apprezzate tantissimo, che è condotta di solito da Padre Rinaldo Totoro, che è qui con me nello studio. Ed è una, una puntata speciale questa, Padre Rinaldo. Mi intrometto anch'io, come vedi, Bello. in questa avventura così bella che porti avanti già da alcuni mesi con dei carissimi amici. E lo facciamo perché siamo qui perché eh, quello che stiamo per vivere è un momento estremamente importante, potremmo dire storico della tua vita. Certo. Vivi questo, ah, ah. questa meta così ambita, così bella, che è il cinquantesimo della tua vita sacerdotale. Fosti ordinato il 12 marzo del 1972, ma oggi eh, la Fraternità Cappuccina, tutti i tuoi confratelli, non solo di San Giovanni Rotondo, ma della provincia intera, ma anche tanti frati che hai conosciuto, incontrato, amato, anche di altre province, quindi dell'Ordine, ecco, eh, idealmente ma anche fisicamente perché può, ti saremo tutti intorno per vivere questo appuntamento così importante della tua vita. No? Sì. Allora, quello che stiamo eh, per fare. È un po' un viaggio nella storia per dare un po' a tutti gli amici che sono anche lontani, che non possono essere qui, la possibilità un po' di esserti vicino, ma ecco, non solo fisicamente, di entrare nel tuo cuore, nei tuoi pensieri e nel tuo animo e per ringraziare il Signore, laudato sì, in realtà è questo quello che ci muove ed è questo quello che andrei a fare. La parola Eucaristia significa rendimento di grazie. Vogliamo ringraziare il Signore per tutto quello che hai vissuto, che stai vivendo e che certamente vivrai da frate minore cappuccino e da sacerdote. E allora cominciamo questa avventura. C'è questa bellissima immagine che ti vede giovanissimo frate esatto. missionario, si intravede l'abito bianco per cui sì. avevi già cominciato la tua avventura missionaria in Chad, nel cuore dell'Africa. Sì. Ma prima di arrivare a vivere, no? Quello che appunto ti ha così fortemente anche segnato questa esperienza missionaria che ti porti dietro. No? Quando uno è missionario. No? Resta no. per sempre, missionario. Esatto, esatto. Come, come nasce un cappuccino? Quali sono i primi passi nella vita? E poi vedremo nella vocazione, no? nell'apostolato. Sì. Sei nato, ecco, facciamo primo, questa prima tappa insieme: torniamo proprio alle all origini. Alle origini. Sei nato in una bella cittadina del Molise, Sant'Elia Pianisi. Fra qualche istante vedremo anche delle immagini che un po' hanno segnato, no? che raccontano di per sé la tua vita. Questa bellissima immagine che risale? Questo, questa immagine risale a 1956-57 è tu, quella eh, alla ecco scuola la, elementare uno sì, di questi... io sono qui avanti perché sì, stavo vicino al figlio del maestro il maestro D'Addario si chiama Giovanni D'Addario è stato un uomo che ha segnato anche la mia vita perché è stato veramente un maestro e, quanti mostrato... anni qui? avevi 6-7 anni allora, forse? sì, 8 anni eh, diciamo che era proprio all'inizio eravate questa... tanti eh? sì della, una classe magnifica, una classe dove abbiamo fatto l'esperienza dell'amicizia e anche di tante piccole avventure nel, nel paese, no? perché effettivamente eh, la vita di paese ti, ti dà quella, quella possibilità di incontrare tutti, poi tutti quanti si conoscono. E soprattutto poi c'è quella, almeno i miei ricordi, è che eh, c'è quella venerazione, quel rispetto verso le persone anziane e la gioia di incontrarsi con gli altri. E anche forse qualcuno, qualche ragazzo qui che c'era un po' più, eh, un po', non dico. Uh, diciamo più vivace, viva, si dice vivace. Ecco, sì, più, vi, più vivace, oppure che si voleva imporre esatto. e veniva controllato sia dal maestro come anche da tante altre persone del paese. Cioè e eravamo tutti sotto, sotto controllo in ogni situazione. Molto È stata una, una bellissima esperienza. E poi devo riconoscere che il maestro, come anche alcuni compagni, hanno seguito sempre la mia vita anche di sacerdote, io poi eh, c'è stato all'inizio del 2000 ho fatto anche sei anni il parroco al mio paese e lui era veramente. quindi lo hai ritrovato grande, anziano? Sì, sì, lui è morto un, un anno, due anni fa, a 102 anni, ma lucido, luminoso, e poi, insomma, era molto molto affezionato anche ai frati, sia lui che la moglie, tutta la, la sua famiglia. Ci hai già dato qualche eh, elemento per capire la bellezza di Sant'Elia Pianisi, eh sì. ma qualche altra nota per capire, è una bellissima cittadina, ma ha una storia anche gloriosa, una storia segnata, anche, eh, potremmo dire,. Dalla presenza dei frati presenza dei frati. Sì. Il punto di riferimento, almeno io penso, soprattutto in quegli anni, era proprio il convento il dei frati Cappuccini. E io sono cresciuto, ecco, grazie al maestro, grazie soprattutto ai miei genitori, che sono state delle persone straordinarie che mi hanno insegnato, soprattutto ecco, quello, la, la pazienza e no? il lavoro umile. E soprattutto l'accoglienza, anche da, da frate, poi, insomma, io ho portato tante comitive giù in campagna da noi, vedevo la gioia di papà e di mamma, che erano felicissimi. No? E comunque volevo farti una domanda rispetto alla scuola, <ride> proprio per un... come andavi a scuola? Eh, Ti piaceva? Diciamo, Ti piaceva? Sì, 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 sì. Era una bella, esperi perché, una bella esperienza. Una bella esperienza. Tu sai che ora, poi insomma, al di là era... certamente, la bontà del maestro è indiscutibile. Però una volta c'erano anche dei metodi, abbastanza, diciamo, così. È vero, forti. è vero. Difatti, noi sentivamo che nelle altre classi c'erano dei maestri o anche delle maestre. Che usavano la bacchetta sì, per sì. dare sulle, sulle mani, insomma, era... e noi ci meravigliavamo che il nostro maestro non Mi ha dice? mai usato questi metodi, insomma, un po duri, violenti, eh? duri. Quei no? tempi era... duri. Sì, sì, era normale, era normale. nessuno normale. si lamentava, anzi, i genitori dicevano: no, se quando c'è bisogno. <ride> e invece lui era proprio quel. E tu ci andavi volentieri, era un luogo Tantissimo, per te. sì, sì. sì. Importante. Importante, anche perché poi qualche volta noi avevamo la campagna vicino al paese no? e durante i lavori più vivevamo giù e io dovevamo andare la mattina, facevamo un paio di chilometri, però ci andavamo volentieri, sempre attenti. E sin da bambino, sin da bambino tu conoscevi chiaramente anche i frati che vivevano in questo convento? Sì. E in questo convento c'erano anche tanti fraticelli, perché è stata sempre una, fratini, una casa chiamati. di formazione. Sì. Quindi tu li, li, li guardavi, questi frati che erano proprio giovanissimi, in realtà non erano veri e propri frati, erano in formazione, quindi avevano la possibilità di studiare mm. una volta, ecco, per tanti. Anche stare in seminario significava anche avere l'opportunità dello studio, per che non studio, tutte le famiglie potevano permettersi. Sì. Quindi era. Sì, io... Uh, sì, uh, era diciamo abituale vedere questi fratini chiamati Fratini, o a Sandele li chiamavano i monachelli, che uh, o andavano a passeggio oppure anche in, in certe ricorrenze, la processione, tutte queste cose così uh, vivevano. E quindi io ho <coughs> avuto sempre un po' così, ma chi mi ha segnato per la vocazione, per la chiamata è stato padre Federico non so se avete sentito parlare di questo frate che è stato un'anima veramente bella e un, un, frate un, grande, che, un grande frate un grande frate soprattutto ecco quello che ricordo io da piccolo eh, soprattutto perché amava tanto la Sacra Scrittura noi negli anni 50 negli anni 50 andavamo a messa lui ci aveva i banchi e eh, aveva fatto delle, delle tabelline no, de, dei fogli con i salmi tradotti in italiano, cosa impensabile Intento, allora, no? Allora lui era... ci metteva tutti in fila, dietro, dietro si metteva lui con una canna molto lunga, e allora incominciavamo a recitare i salmi prima della messa e quindi dovevamo dire se qualcuno si distraeva lui faceva così con la canna <ride> sulla testa era, era una cosa meravigliosa come anche le processioni no? lui preparava bandierine, i candidi, queste cose, si metteva in fila e andavamo e così pure ecco, abbiamo imparato a servire la messa no? allora c'erano tante risposte da dare in latino. in latino e quindi proprio a memoria queste cose così e ricordo questi, questo tempo bello che poi dopo la messa. Lui si metteva, eh, sa, non so se ecco, a Sandelia come gli altri conventi, c'è il chiostro a fianco alla chiesa. Allora lui si metteva in fondo al chiostro all'ingresso, noi dovevamo fare il giro vicino a lui e ci dava una castagna abbrustolita, i ritagli delle ostie, perché eh, se facevano le ostie i fratini facevano le ostie, e delle caramelline che faceva la sua mamma. Che Erano doni sempre graditi. Quindi, Così come ci hai raccontato di padre, di padre Federico, questo frate così carismatico, per certi versi anche un profeta del Concilio Vaticano II, davvero sì. un vero pedagogo, una persona straordinaria. Ma c'è un altro frate molto importante nella tua vita, nella tua infanzia, legato non solo alla famiglia francescana, ma prima di tutto alla tua famiglia di origine, proprio uno zio vero e proprio. Che era Padre Raffaele da Sant'Elia a Pianisi. Padre Raffaele da Dario. Da no? Dario, sì. Ecco, di questo frate, che lo ritroviamo in questa foto estremamente importante per te, perché questo è stato veramente un giorno decisivo per la vita del bimbo, no? <ride> che eri a quel tempo. Sì. Quanti anni avevi? Io avevo nove anni. Attuale, questa è la tua prima anni. comunione. Esatto, sì. È, è, è stata che. È stata anticipata un po' questa prima comunione perché eh, volevamo appunto, grazie all'intercessione e all'attività eh, di padre Raffaele, di poter venire qui a San Giovanni Rotondo per fare la prima comunione con padre Pio. Erano anni un po', non era semplice venire a San Giovanni Rotondo, anche per i mezzi, di certo. Eh, così. quindi abbiamo affittato una macchina. E siamo... Parliamo un attimo di padre Raffaele, sì. è un frate che ritroviamo in tantissime fotografie di padre Pio da Pietrocina, esatto, sì. non era un frate qualunque? È stato tantissimi anni, prima di tutto come confratello di padre Pio, ma poi anche per tanti anni suo superiore e, e poi ha continuato ad essere eh, economo anche per la costruzione della chiesa nuova, Sender è stato lui, no? è stato molto presente, diciamo. Ma nella per vita te era semplicemente? Come eh, lo chiamavi? Noi Lo chiamavamo Gnoro Zio, Signor Zio. <ride> era era l'espressione che si diceva per tutti i frati grandi no? che per facevano rispetto. parte della famiglia, Gnoro Zio. E quindi eh, era, era qualcosa di... Un po' così bello, di grande, eh, di, di cui vandarsi, ma anche di ha un po' di timore, di rispetto, di venerazione. Chi ebbe l'idea di portarti a San Giovanni Rotondo con i tuoi genitori per la prima comunione? E anche con tua sorella. Sì, una di queste mie sorelle. Sì, mia sorella, io e una cugina. E poi sta mamma e papà a fianco, eh, padre Raffaele sta tra mamma e papà e eh, cioè l'idea io credo senz'altro un po' il desiderio nostro però molto di più i genitori papà e mamma che eh, erano veramente affezionati al mondo del convento così però chi si è impegnato e ha, ha voluto assolutamente che venissi qua è stato mio nonno. Mio nonno, il, il papà di papà, che era legato molto a padre Raffaele, perché allora quando, eh, cioè anche da giovane doveva essere accompagnato, tutte queste cose, mio nonno che è stato tre volte in America all'inizio del Novecento per andare a prendere, insomma, a recuperare dei soldi, tre volte ha fatto la, il tra, con i Transatlantici, tutte queste cose, e lui era... Innamoratissimo dei frati, poi tantissimo devoto di Sant'Antonio che poi ha trasmesso pure a noi e padre Pio, e padre Pio anche perché, ecco così, ricordo che il parroco di allora, che era anziano, non è che fosse proprio felice, felice, è no? sempre grazie al, uh, felice di questa trasferta? Esatto, perché, esatto, no? perché dice: no, ma devo fare qua, e sempre l'intervento di mio nonno. Fu decisivo. A, Appianava tutto, no, perché lui ci andava. E che ti ricordi eh. di quel giorno? È la prima volta che tu vedevi Padre Pio da Pietrocina. Sì. Mi sentivi parlare a casa, Padre Raffaele esatto, ogni tanto si sì. affacciava. Io ricordi particolarissimi di gesti non, non ce l'ho perché ero Piccolino. forse troppo piccolo e in più avevo un carattere molto, molto, molto timido, molto riservato, no? E quindi ecco ricordo che noi stemmo con papà in convento qui, perché allora non c'erano molti alberghi, Siete stati molte cose proprio da, nel convento. Sì, sì, nel convento e ricordo il giorno prima eh, che Padre Pio passò in, nel corridoio e io stavo a fianco a papà e mentre lui passava, ecco io mi nascosi un po' dietro a papà così per, e lui disse eh, mi custodisce, vagliolo che tiene paura. Quella fu la prima <ride> volta. Che si vergogna. Eh sì, poi insomma così. Poi appunto la provvidenza poi mi ha portato a vivere gli ultimi due anni di formazione qui a San Giovanni Rotondo, ad essere ordinato a San Giovanni Rotondo e poi la maggior parte della mia, del mio servizio sacerdotale, della mia attività. Sotto lo sguardo di Padre Pio. È stato sotto lo sguardo di Padre Pio. Però ecco, facciamo questo ulteriore passaggio, la, dalla tua famiglia al convento, sì. in realtà la tua casa non ti stava tantissimo dal convento, no? quanto tempo ci mettevi da bambino per andare da casa eh, a convento? Un po' convento. che è un paesetto, quindi andavo 5 minuti, 10 minuti. Insomma. Ma quando cominciò per te la, il, il desiderio, desiderio di… Il desiderio facciamo io... così un istante la pubblicità e eh, ricominciamo sì, proprio sì. con questo passaggio così importante e decisivo sì. anche della tua vita. Pace bene, eccoci ancora insieme per questo speciale laudato sì per i 50 anni di vita sacerdotale di padre Rinaldo Totaro. Stiamo chiacchierando con lui, un po' ripercorrendo eh, la sua storia, la sua vita, la sua vocazione, perché tutti insieme possiamo questa, in questo giorno storico eh, salire i gradini dell'altare con te e condividere quello che stai nel tuo cuore, quello che stai vivendo. Abbiamo eh, fatto proprio un primo passaggio, quello della tua infanzia, il tuo maestro, la prima comunione la tua vita da bambino, così come tutti i bambini del mondo con i tuoi sogni, eh, i tuoi desideri, le tue certezze, quello che è in condizione è ha condizionato la spensieratezza, esatto, la spensieratezza. <ride> ma ad un certo punto comincia a nascere qualcosa nel tuo cuore e quel convento eh, diventava un po' il luogo dove poteva in qualche modo anche realizzare qualcosa, no? realizzare qualcosa che nasceva nel tuo cuore. Com'è nato questo desiderio di indossare l'abito di San Francesco? Sì, io penso ecco, guardando, vedendo la vita fraterna che vivevano anche i ragazzi lì che vi, eh, studiavano in convento, ma ripeto, soprattutto ecco, quella figura di padre Federico mi ha ingannato perché lui si vedeva che era molto attivo con i ragazzi, con i giovani. Poi, eh, insomma, era, era qualcosa di molto molto bello, e, e quindi c'è stato l'entusiasmo. Il tuo primo convento qual è stato? Eh, eh, quindi poi io ho chiesto di. Eh, Andare in seminario, cioè di entrare in convento, a studiare. E il seminario Allo era. Allora si faceva la prima media, dalla prima media, fatto un esame di ammissione, ricordo, a casa Calenda per avere un documento sì, sì. per passare dall'elementare alla, alla scuola media. E poi quindi il mio primo convento che è stato insomma una parecchio lontano da Sant'Elia, Vico del Gargano. Ah, io pensavo Sant'Elia, invece. Vico del no. Gargano? No, no, hai proprio dovuto media. lasciare la tua casa, <ride> esatto, i tuoi genitori. Sì, sì. Vico del Gargano, per andare a Vico del Gargano noi sembra una macchina e siamo passati da San Giovanni Rotondo. Quindi siamo passati per perché allora c'era anche padre Raffaele qui, insomma, lo zio. E questa cosa andati. come l'hai vissuta? Come ti ricordi? Insomma, non, non è facile lasciare i totali solo genitori. un passaggio. Ma eh, eh, una cosa, ecco, io ero molto molto legato ai genitori quindi un po' di sofferenza c'è stata. La cosa bella, grazie a Dio, perché ho trovato un ambiente molto familiare a Vico De Gargano. Il maestro, il responsabile, il direttore allora si chiamava era padre Marciano Morra. Quindi lui come? era anche lui un fatto: telespettatori. Lo conoscono e lo Un amano frate tantissimo molto umido, e ora e molto tanto buono. per lui. Eh. E così anche c'erano anche altri frati, fra Celestino, fra Eugenio, eh, padre, il guardiano era padre Guglielmo, Gu, padre Guglielmo è stato compagno di studi di padre Pio e quindi era quell'uomo quell insomma così e come provinciale era padre Agostino che una volta soltanto ricordo che venne a trovarci lì a Vico e dalla finestra le caramelle su di noi, insomma, questa, questa immagine. Comunque Però in questo nuovo mondo ti sei ambientato subito. Subito, subito, grazie a padre, padre Marciano che scendeva sempre con noi, insomma, era, era molto così. Quindi da Vico poi sono passato a Piedrelcina, due anni. Ecco qui. E, eri proprio giovanissimo. Sì, e qui a Sant'Elia, siamo arrivati a Sant'Elia, quarto e quinto ginnasio era qui, quarto e quinto ginnasio, padre Gennaro dietro a me era il, il responsabile, a fianco c'è padre Amedeo da, da San Giovanni Rotondo che era il provinciale, padre Alessandro e quindi a Sant'Elia, quarto e quinto ginnasio, fate il noviziato ad Alessano, anche a causa un po' di quei momenti negli anni 60, Padre Pio. Era eh, diciamo la, la, la visita ca canonica di Monsignor Maccari purtroppo a causa un di po' turbolenta la storia andati, della provincia esatto, religiosa esatto, di Sant'Ancio. sono stati Pio. inviati noviziato ad Alessano e il, il liceo. Dopo il noviziato, ad Ancona, Pare Rinaldo, questo detta così sembra quasi che Bastava semplicemente aspettare il tempo per fare tutti questi passi così importanti, no? il noviziato, poi lo studentato. Ma in realtà no, cioè, non è così è vero, per nessuno. Sì. Ma hai avuto mai proprio delle difficoltà, anche, dei pensamenti, dei dubbi? Sì, sì ci cioè sono stati dei momenti naturali, anche perché a, a Vico de Gargano eravamo entrati in 64 e poi man mano, eh, quindi già al noviziato eravamo otto, e poi eh, nello molti andavano, andavano via, non avevano le motivazioni, tantissime, eh. sì. Forse ecco come accennavi prima che molti volevano studiare, quindi sono entrati così. E allora naturalmente c'erano cioè, quei momenti in cui uno rifletteva, ci pensava, diceva: Ma che faccio, che non faccio? però c'è stato sempre questo incoraggiamento, diciamo, nell'intimo, il desiderio di fare qualche cosa anche a seguire l'esempio. Questi punti di riferimento della vita sono stati importantissimi perché ti, fanno, ti aiutano a superare... Certo, e se potessi di ogni formatore una parola in particolare, una loro qualità... Qualcosa che ti hanno lasciato, che ti hanno davvero trasmesso. Prima hai parlato di padre Marciano, padre Federico. Sì. Ecco, sì. di loro, con una espressione, che cosa pensi? Ecco, poi al, al, al ginnasio c'è stato padre Gennaro, che era tipo napoletano, scherzoso, allegro, insomma così. La simpatia. Fantasioso, fantasioso assai. Anche facevamo, ci faceva fare i campeggi, tutte queste cose, insomma cose eh, che non era semplice a quei tempi. Poi c'è stata anche quella familiarità e quell'apertura di mente, non più la provincia, ma l'apertura. Grazie a Dio, noi abbiamo fatto l'esperienza ecco questa foto che eh, si vede ad Ancona no? con eh, questi frati delle Marche che veramente ci hanno accolti veramente fraternamente. Poi eravamo un bel numero. Questo era un vero e proprio squadrone. Eh? Ah sì, sì, sì. <ride> e poi c'era tanto, eh, diciamo, tanto gioco, anche eh, tanta attività. Ricordo anche di teatro, di, de, ma proprio insomma, un, un, una vita piena, piena. Cioè non c'era tempo di dire ma no, ma forse fuori così e forse potevo fare questo, potevo fare quell'altro. C'è cioè, stata tutta un'attività bella. Ma no? che... Reinaldo, a quei tempi erano condizionati anche da uno stile di vita, da scelte che erano abbastanza rigorose. Certo no? sì, noviziato, per le ma nuove anche... generazioni quasi eh, incomprensibili. Di fronte anche a, a certi sistemi, a certe abitudini che sì. erano proprie Io di quel credo, tempo, sì. e in modo particolare nella vita religiosa, là, li superavi con facilità oppure dentro sì. di te sentivi No, che, Al di là del fatto che anche in famiglia si era molto abbastanza severi, abbastanza duri, no? però lì, insomma, c'era ecco, questo spirito di eh, fratellanza, di fraternità, che anche noi eh, al noviziato ci alzavamo la notte per esatto, fare il mattutino, esatto. avevamo momenti della disciplina, insomma, di tutti quegli aspetti particolari e severi: no? si mangiava in ginocchio, pane e acqua, ma, però. Non lo so, la spezzazione. Non li vivevi con difficoltà? No, no, ma proprio più si. cioè c'erano questi momenti, ma c'era più serenità, più allegria, più gioia. No, questo ecco, credo che sia stato molto il vivere fraterno. E poi anche, ecco, dicevi dei, dei superiori, insomma sono stati veramente eh, delle persone, anche padre Giulio che ha fatto il maestro annoviziato, come anche padre Crescendino Marinozzi lì ad Ancona, che ci hanno seguiti con attenzione e delicatezza, ripeto, non c'è stato un momento che… Qualcuno ha detto, ah voi siete di Foggia, ho fatto padre Pio, sempre con tantissimo rispetto. E lo studio bene. padre Rinaldo, lo studio in quanto tale, i libri, che rapporto hai avuto con loro? <ride> che hai con loro? Beh, insomma, non si finisce mai di studiare? Allora sì, sì, penso lì insomma abbastanza, non, non, non ero, non eccellevo nel, nello studio, anche perché cioè, non, forse non mi sono applicato molto molto. Poi adesso i libri li ho messi un po' più da parte per occuparmi anche delle cose semplici. Delle... Ma i libri di allora ti hanno aiutato prima di tutto a avere la consapevolezza no, della tua vocazione? E anche sì. del compito sì, del anche della formazione, credo, anche la formazione di anche intellettuale. No? Anche di, e poi diciamo che si studiava molto anche il diritto canonico, la, la morale, tutte queste cose che aiutavano nella, nella vita pratica. Mi viene in mente l'espressione di Giovanni Paolo I, Papa Luciani, che quando divenne Papa disse: Se avessi saputo che se eri diventato papa forse avresti studiato anche di più potresti dire qualcosa <ride> sì, di simile no, io... <ride> certamente insomma uno poi dopo quando si trova in situazioni che dovrebbe conoscere un po' di più la materia e cose di ah, potevo fare potevo fare un poco di più perché Comunque, poi c'è insomma... il grande libro della vita il grande libro della natura il grande libro esatto, dell'incontro sì, con le sempre... persone con tante persone avremo la possibilità anche di vivere questo, ma in modo particolare ora arriviamo alla tua ordinazione sacerdotale, sì. quanti anni avevi? Io avevo 20, 25 anni 24 25 anni. anni, ancora non finivo perché sono andato ad agosto quindi siamo stati ordinati a marzo eh, e ecco anche questo io credo che sia stata una Uh, la provvidenza, forse Padre Pio mi ha guidato, perché noi abitualmente si, si fa la, lo studio di teologia a Campobasso no? e proprio l'anno prima, di quelli di prima e l'anno precedente, eh, 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 hanno, sono stati ordinati sacerdoti a Campobasso, invece noi poi siamo stati trasferiti come studio teologico qui a San Giovanni del Una parentesi Vattotto. proprio straordinaria, eccezionale. Eh sì. Perché qui, qui era impensabile, non, non si pensava affatto di venire a San Giovanni, invece proprio lo studentato è stato trasferito a San Giovanni Rotondo. E quindi io, ecco, anche collegandomi alla mia infanzia, a tutte queste cose, ho detto, beh, adesso... E allora ho chiesto, perché abitualmente... Abbiamo ecco... un minuto per spiegare anche questa immagine, sì, questa, questa immagine è la, la prima messa che ho celebrato a San Delia, Accanto però... Quanto a te? A fianco a me ci sta Padre Michele Cendra, ecco padre Michele Cendra col quale abbiamo ricevuto lo stesso, lo stesso giorno l'ordinazione sacerdotale. Sì, lui ha concluso il suo cammino terreno, è stato anche missionario, è stato. Eh, io sono rimasto tanto affezionato anche alla sua famiglia perché veramente il papà, e la mamma, insomma, ci, ci, ci conoscevamo, soprattutto è per... quel giorno. <ride> Era la felicità, la gioia e poi anche diciamo il ringraziamento al Signore perché poi eh, dobbiamo pensare che gli ultimi anni eh, della formazione no? erano gli anni del 68, quindi i sessantottini erano un po'... Eh. Allora ci fermiamo per qualche istante, riprenderemo esattamente da questo punto da sì. dove tutto è cominciato, la tua vita sacerdotale arrivata a 50 anni con la benedizione del Signore. Carissimi amici, allora ci rivediamo fra qualche istante. Eccoci qua, cari amici di Padre Pio TV, siamo ancora insieme a quest'ultimo terzo passaggio importante di questo speciale Laudato Si con Padre Rinaldo Totaro. Oggi celebriamo il suo cinquantesimo di vita sacerdotale e tentiamo, con questi, in questi pochi minuti a nostra disposizione, anche un po' di condividere con te, con il tuo cuore, quello che oggi porti sull'altare per ringraziare il Signore di questo grande appuntamento nella tua vita di frate, di cristiano, di sacerdote. E allora, abbiamo qualche istante fa eh, visto insieme una delle foto, la tua prima celebrazione presieduta da te? Sì. Eri qui a Qui a Sandelia nel mio Pianese, paese, sì, si che, che si poi, usava insomma, così in genere si faceva, c'era l'ordinazione sacerdotale e poi si andava a celebrare la prima messa solenne, così chiamata, no? Ti aveva ordinato Come a San Giovanni Rotondo Monsignor, Monsignor Vailati. Il signor Valentino Vailati, che è stato un vescovo Grande. veramente che poi eh, ho avuto tanto buon rapporto con lui quando sono stato qui a San Giovanni Rotondo, mi amava tantissimo. E poi ah, arrivasti sacerdote a Sant'Elia pianissimo. Sì, siamo andati a Sant'Elia, dicevo col padre Michele Centra che è stato nello stesso giorno ordinato sacerdote e quindi qui. E poi eh, io già avevo chiesto, di andare in missione, no? quindi eh, già eh, proprio il primo eh, il primo amore. Esatto, quindi finito... avevi sempre sognato già finito, da quando eri esatto, studente... Sì, cosa. finito l'anno scolastico perché era in corso l'ultimo anno, ecco ad agosto sono andato un anno in Francia e poi nel Chad. Nel Chad ecco arrivavo qui con eh, questa foto con padre Michelangelo Testa che è ancora, ancora lì, lì. Dopo, dopo 50 anni. E eravamo veramente giovani. E io sembravo un ragazzino, tanto che quando andavo nei villaggi no, a fare la messa, tutte queste cose, le donne anziane mi chiamavano Ngon Per. Il padre, bambino. bambino. Ngon significa bimbo, insomma, figlio. No? Allora, anche la nostra missione era proprio in una fase all'inizio, sì, sì. Stavate perché per costruire le prime nel, strutture, la esatto, prima organizzazione. Io sono andato anche. nel 73 e loro erano lì dal 65. I primi, a na, padre Narciso, sono stato con padre Narciso. Come padre ti hanno accolto Narciso, i frati che erano già lì? Oh, qualche cosa di bello, di straordinario abbiamo fatto un, un percorso di 1500 chilometri i primi tre giorni dell'Africa da Douala fino al, al Chad in macchina con un bolverone dappertutto e poi sono arrivato lì insomma accolto eh, da tutti gli altri frati e dalle suore, di, eh, delle suore della carità di madre, madre eh, Giovanna Antida no? e che avevano anche la missione lì e sono stato, io sono stato soltanto purtroppo cinque anni a Goré e a Bebeja. Ma anche lì, ecco, è stato, avevo incominciato un po' il rapporto con gli scout in Francia, lì ho trovato questi gruppi nei villaggetti più sperduti, ed era l'attività più bella con i giovani, insomma, mi sono proprio messo lì alle eh, cose più semplici cercando di, di fare le cooperative. Tutte queste cose belle che ti davano entusiasmo e, e c'era tantissima semplicità, tantissima bontà e tantissima accoglienza. È stato molto, molto. Bello quel periodo. C'è qualcosa che ti ha spaventato dell'Africa, delle sue condizioni, della povertà che c'era. Eh, certo. sì, sì. Era, era una situazione, veramente uno cioè non, eh, in confronto alla, alla vita qui era completamente diversa. Insomma, così. Però eh, quando entravi lì, in quell'ambiente, in quell'attività, quell perdevi la cognizione di tutto l'altro mondo, cioè eri lì. E, e ti donavi la tua e di origine, tanto. La tua famiglia di origine, come accolse? È stato tuo... un momento difficile per loro, perché ecco, allora eravamo mia sorella e io, poi è nato mio fratello che era, era piccolo e mia sorella è partita per l'Australia e quindi quando hanno sentito che, che io Anche volevo andare in Africa eh, è finito tutto, invece poi dopo... Ecco, loro, saputi loro li sono diventati, ma perché questa è la, la vita da frate allora soprattutto, no? e che loro sono diventati punto di riferimento di tutti i missionari che ritornavano in Italia. Io ricordo quanta familiarità, quanto amore che c'era. Eh, pare Claudio, no? che è stato missionario così, ogni volta che tornava, eh, mamma Anna chiamava mamma, insomma, e c'era questa, questa gioia. Perfino è venuto, ricordo un anno, Monsignor Belzil che era il Vescovo di Mundù, era del, del Canada, un frate del Canada, è venuto in Italia, mi è venuto a trovare, no? E siamo andati in giro per la, per la campagna con questo Vescovo. Loro tutti contenti, tutti felici. A proposito di missionari, una grande missionaria, una santa missionaria, Madre Teresa di Calcutta, a San Giovanni Rotondo eri già rientrato, vivevi qui in questa sì, fraternità. Io sono venuto qui poi nel 79 e quindi nell'87 abbiamo avuto questi due momenti bellissimi. Te la sei ritrovata nel convento di Padre Pio, madre Teresa eh, esatto, di Tancuta. Esatto, sì. Prima ehm, abbiamo accolto papà Giovanni Paolo II, no, il mese di Un maggio. Un anno storico. Eh, storico, sì. Eh, e poi a settembre è venuta madre Teresa. Eh, abbiamo eh, delle foto, spero possiamo vederle insieme. Sì. Perché... Per te è per ricordo, San Giovanni Rotondo è un fu un grande evento, ma bellissimo. per te anche personalmente, questo sì, è nel refettorio. Esatto. Sì, al refettorio, entrava al refettorio, no, questo stava vicino, in fondo al refettorio. Sì. Eh, aveva... Accanto al posto dove Padre Pio consumava esatto, il suo Esatto, esatto, lì sì. E il ricordo bello, ecco io... Proprio in ginocchio sotto, accanto, sotto a accanto a lui, Accanto a una santa. Ma sapevi che era una santa? Madre Teresa era famosa, era una grande missionaria. Era, era famosissima. Il ricordo che io ho di questa donna, di questa religiosa, di questa santa adesso, è che lei era oh, l'umiltà personificata, raccolta, devota, così, a occhi bassi. Il momento in cui l'ho vista gioire proprio, no? È stato che è entrato un ragazzo sulla sedia, sulla carrozzella, l'hanno portata al refettorio. Lei, dal fondo, ha guardato quella come se avesse visto Gesù. E questo ricordo no, di questo amore che lei aveva per, per i piccoli, per, per gli ammalati. È stato molto, molto bello quell'incontro. Quell nella semplicità, insomma, della vita, della vita quindi fraterna. Quindi di fatto con hai avuto l'opportunità. padre Marciano, padre Ruffino. Certo, hai eh, incontrato padre sia padre Dio che madre Teresa, che sono per certi versi i santi sì, pure Giovanni del Paolo II. più importanti, con eh. Giovanni Paolo II. Allora io esatto. pensavo alla Sagrestia, quindi tutta la, la celebrazione abbiamo organizzato. È stata veramente una grazia grande, grande, grande. Padre Rinaldo, da subito abbiamo detto alla tua anima missionaria... Questi grandi personaggi, no? Padre Pio, Madre Teresa, Giovanni Paolo II, che sono stati dei grandi modelli per te, ma soprattutto l'amore per la gioventù ti ha sempre contraddistinto. E in modo particolare, nell'ambito anche dei movimenti, certo la Gifra, la fraternità anche Gifra, ma il gruppo degli scout è stato per te sempre eh, un grande campo nel quale lavorare e dare il meglio di te. Ancora oggi quando vedi uno scout, anche tu come Madre Teresa <ride> eh, apri gli occhi, no? c'è qualcosa Il che lobby. ti prende. Ecco. Quante generazioni hai visto di giovani con il fazzolettone, con il calzoncino? Ecco, vi devo, andare per vi boschi. devo conversare. cioè devo dire una cosa particolare. Questo gruppo è stato ripreso no? e quindi ha, ha preso vita nuovamente perché già c'era il gruppo Scout, questi sono di San Giovanni Rotondo, nel 1982 il centenario di San Francesco. E, e proprio il fazzolettone no, che si porta, che abbiamo dato a questo gruppo, è segno francescano, il, la stoffa marrone con il cingoletto intorno. No? Il gruppo che ancora vive che, e conserva eh, proprio questo fazzolettone. Esatto, che è ancora viva. E la cosa bella è che ehm, eh, questo gruppo viveva giù in paese con la sede così, però era super legato a Padre Pio. Perché noi quando ecco, la, la celebrazione particolare nell'anno facevamo il giorno di Natale a mezzogiorno alla tomba di Padre Pio e quindi si rifacevano le promesse cosiddette, le promesse scout, tutte queste cose. Sono affezionato agli scout perché a parte il fatto che ho cominciato lì in Francia no, con gli scout, poi in, in Africa, quando sono venuto qui c'è stato questo momento in cui io avevo sempre nel cuore l'Africa e ricordo che ecco, i lebrosi, tutte queste cose, volevamo aiutare questa, questa gente e ho trovato questo gruppo di giovani che eh, volevano fare qualche cosa e quindi facevamo una settimana, eh, 15 giorni andavamo girando per le scuole eh, di spettacoli, tutte queste cose per mandare qualche cosa Ora ti voglio parte. fare una domanda importante, parerino eh. Eri giovanissimo, l'abbiamo visto in queste bellissime immagini, e stavi benissimo con i giovani. Oggi, almeno per l'età che hai, no? non sei tu proprio giovanissimo, anche se facciamo fatica a capire che veramente stai vivendo Salve, i 50 Gio. anni di vita sacerdotale. Ma al di là di questo, ecco, come vivi questa cosa che l'età passa? Questa è una domanda importante, perché non è sempre facile capire sì. tutto questo. E poi anche come vivi tutto questo è tornare ecco, nel mondo dei ragazzi, dei giovani. No? Con Io penso, cioè, ecco, la vita nella vita c'è proprio questo percorso, quel, questo fil rouge no? che lega, lega e ti porta continuamente a fare delle scelte o meglio a vivere bene quelle che poi nella nostra vita è l'obbedienza. No? Sempre eh, i superiori mi hanno portato a vivere anche questo, anche quando ero più grande, no? negli anni, eh, ultimamente, sei anni, a sette anni sono stato annoviziato, esatto. dove ecco, questi, questi giovani che erano pure dall'Africa, venivano pure dalla, dalla Romania, venivano dal, dal Libano, dalla Siria, da Malta e poi tutto il sud. E questo ti, ti fanno, naturalmente, ti fanno tenere sempre il cuore giovane, no? Perché non puoi dire, dici, no, non ce la faccio. E quindi così, e vivi, ehm, ecco, questa realtà di, ehm, di comunione con Rivedi questi giovani. in questa generazione le passioni, i desideri... Che in qualche modo tu hai vissuto alla loro età? O le cose sono cambiate, nel bene e nel male? Sono cambiate tantissimo, no? forse c'è un po' più di ehm, presa di coscienza, anche di responsabilità, forse, però c'è anche molto penso meno entusiasmo, cioè prima si era molto più spensierati, però purtroppo insomma, è proprio la, la realtà di questo nostro mondo, di questa generazione che eh, ha tante difficoltà, tanti problemi. No? Allora, Quindi, facciamo così: mandiamo immediatamente la pubblicità e poi dopo ci riserviamo ancora pochissimi minuti proprio per introdurre e introdurre i nostri amici nella celebrazione che stiamo per vivere. Solo un istante e ci rivediamo ancora insieme. Eccoci ancora insieme cari amici per quest'ultimo passaggio verso la celebrazione della Santa Messa, una messa importante, una messa storica perché Padre Rinaldo Totaro oggi celebra i suoi 50 anni di vita sacerdotale e lo fa con tutti noi, con noi che siamo qui fisicamente, con lui a San Giovanni Rotondo, con i frati che stanno arrivando qui in convento e anche con voi che siete a casa e eh, state in qualche modo anche cogliendo queste mh, parole no? piene di, di, di saggezza, ma anche piene di amore, di affetto per tutti coloro che Padre Rinaldo ha incontrato in tutto il percorso della sua vita, ma che ancora incontra anche grazie il, al mezzo di comunicazione che è la esatto. TV, perché ultimamente Padre Rinaldo ormai sei diventato, <ride> possiamo dirlo, proprio una vera e propria stella anche del mondo della TV. Diciamo. E proprio a proposito di questo, ecco, che cosa significa? Da 50 anni un sacerdote è chiamato anche a comunicare la parola di Dio, il messaggio del Signore negli incontri personali, nelle confessioni, in chiesa, eh, le omelie. Ecco, che cosa significa per te comunicare la parola di Dio? Ma io penso che ecco, dobbiamo partire dall'esperienza che uno ha. No? E io, ecco, quella la, la parola che più mi viene, proprio, sì, tu dicevi all'inizio che l'Eucarestia significa lode e ringraziamento ed è proprio la lode e ringraziamento al Signore per perché in questi anni, ma già dall'inizio della, della formazione, no? quindi della mia vita religiosa, eh, ecco, ti devo dire che la professione perpetua io l'ho fatto il 19 di marzo. Quindi il giorno in proprio cui. L'odio di San Giuseppe è stato fatto, no? Nel 71, un anno prima dell'ordinazione. Vedi che San Giuseppe torna. San Giuseppe torna, torna. E quindi eh, ho, ho sentito sempre questa grande misericordia di Dio che mi ha accompagnata, che mi ha preso, mi ha risollevato, perché ci sono stati anche tanti momenti in cui uno si afflosciava, tutte queste cose così, no? Mi ha ripreso, e mi ha guidato, grazie appunto anche a questi, queste persone, no? Umane, ma anche questi santi. No, San Giuseppe, prima di tutto la Madonna e il padre San Francesco ma eh, padre Pio padre Pio è così insomma ecco mi ha, mi ha guidato mi ha portato e ha colmato tutte quelle lacune che io porto nella, nel mio essere, nel, nel mio agire quindi oggi io credo che ecco, quello che eh, posso dire alle persone che incontrano soprattutto adesso in questi ultimi tempi nella confessione, nell'incontro nel parlare queste cose anche questi servizi che grazie a Padre Pio tv, anche grazie a te e a tutti gli altri responsabili della televisione, posso, posso dare, questo messaggio di, di riconciliazione, di pace, di serenità, anche di, di comunione e Marino, di accoglienza. Sei una persona amabile, non è proprio difficile volerti bene e accogliere le cose che tu dici. Ma la domanda è anche questa, hai trovato opposizione nella tua vita, situazioni di persone magari con grandi problemi o comunque anche nell'ambito proprio della predicazione, dei, eh, del tuo ruolo anche di, sì. di parroco, di, ecco persone che ti hanno eh, affrontato a muso duro? Beh, la cosa che mi ha fatto soffrire a volte era l'indifferenza, no? cioè l'indifferenza e non interessarsi e neanche forse tante volte corrispondere anche all'attenzione, alla generosità che tu tu davi a queste persone. Questo insomma è stato così che penso poi insomma è quello che il Signore ci chiede, no? che ci dice è triste no? fare del bene oppure eh, essere attento così e non avere una corrispondenza certo. di, di generosità. Sai, Però devo argomento... dire che non ho avuto, non ho avuto nemici. Non posso dire che una persona un che mi dice no, non ti posso vedere. Non... Purtroppo, no, per bello. grazia di Dio. Sai, questa, questa, questo tema mi dà la possibilità di entrare anche in un altro aspetto della tua vita, il tuo amore per la natura. Pensavo a San Francesco che eh, non più ascoltato dagli uomini andò a predicare agli uccelli. Agli uccelli. No? Anche tu, in qualche modo, poi c'è questa immagine che è appena arrivata sul monitor, che un po' sembra San Francesco con il lupo di Gubbio, no? Ecco, questo il sì, tuo è un po' la natura. Appena tornato dall'Africa a San Delisi, questo da giovane proprio, ma poi è rimasto sempre, no? anche se a volte ho po', forse ho anche esagerato, anche, anche questo cavallo che mi è stato donato proprio dal gruppo che frequentava Maria Pile, no? che poi insomma era punto di riferimento e di accoglienza dei primi anni, dei giovani di San Giovanni Rotondo. ne sono passati tanti, tanti lì. Ma degli animali? Tu proprio conservi il ricordo, perché alcuni di questi animali non ci sono più perché hanno concluso il loro, il loro percorso cammino, su questa sì, terra. Sì. Ma che rapporto hai, hai? avuto con loro? Ricordi i loro nomi? Hai stabilito con loro proprio un rapporto vero e proprio? Di identità? di, di, di fede? Questo, questo era un campione di salta ostacoli, si chiamava Vortice. E c'è stato donato proprio per questo gruppo di giovani che lo, lo curavano, lo facevano, facevano i giri a cavallo e questo ha fatto tanto insomma, per attirare tanti giovani anche un po' scapestraducci che venivano per amore appunto del, del cavallo e poi si diceva sempre la buona parola così eh, i cavalli, i cani ma anche gli altri, gli altri animali perché poi ti presentano anche quella, quella benevolenza, quella provvidenza di Dio no? e la natura, la natura per me è stata sempre una cosa, una cosa bella che se tu ti immergi dentro e ti rilassi e poi anche scopri tante delicatezze che il Signore ha per questa nostra umanità. Insomma, così. E lo vediamo anche da quello che ci comunichi attraverso la tua trasmissione, Laudato: Si, sì", che fa tanto bene. Parliamo ancora del mondo dei frati. In questo momento tu vivi nella fraternità di San Giovanni Rotondo sì. e la tua stanza. È proprio situata nella parte in cui ci sono i frati più anziani e anche ammalati. Sì. Abbiamo una foto esattamente questa in cui sì. tu sei con Frallino e padre Alessio, padre Alessio, frati che non ci sono più. Sì. Al tempo eri anche tu molto più giovane, ma oggi sì. ritrovarti in quel contesto ti fa un po' impressione. Che tipo di rapporto hai con loro? Ma ecco sinceramente eh, le persone, perché allora noi eravamo i più giovani, padre Paolo, padre, certo. io e padre Rocco così, e loro erano tutti gli anziani, Fralino già portava sto, questo girello <ride> e noi lo, lo, lo coccolavamo insomma, ecco così. E così pure padre Alessio che sapete benissimo che è stato un intimo frate di, di padre Pio, insomma l'ha assistito tantissimo. E così anche gli altri che erano più grandi, cominciando da padre Pietro, padre Michele Plascentino, padre Gerardo Di Flumeri, tutti questi qua che hanno avuto a che fare padre Giacomo. Allora tutti... eri giovane, vedevi loro un po' più anziani sì. e anche segnati da qualche sofferenza, esatto. da qualche preoccupazione. Adesso ecco questo, ecco, il questo... Tuo rapporto con la sofferenza, sì, momento... con, la tua, con le tue diciamo così preoccupazioni personali. Sì. Ecco, quando arriva qualche cosa così all'improvviso mi, mi blocca un poco, no? poi piano piano cerco di capire e di dire, beh insomma, se il Signore ti ha assistito tante volte, ecco, ti aiuterà anche a superare questo. Certamente io ho fatto l'esperienza anche di questa, questa malattia, questo Covid, questa pandemia, insomma è stato veramente triste stare chiuso un mese intero insomma è stato non è stato facile neppure per te è stato un po duro è stato un po duro però poi ecco grazie anche agli altri e tu dicevi che vivo insomma lì all'infermeria e credo che mi aiuta tantissimo a stare anche vicino anche a guardare a parlare a dire una parola a tanti frati che anche loro sono stati straordinari nella missione, nel, nell'apostolato, nel servizio e adesso si trovano bloccati. Due domande, ancora molto velocemente. La prima: i defunti. Quando un sacerdote sale sull'altare, applica la celebrazione per i cari defunti. Sì. Che rapporto hai con i defunti? Li pensi? Abbiamo visto tanti frati che non ci sono più, Li i tuoi genitori? Cioè, sì. C'è stato un momento, forse, che avevo pure un po' paura, un po', un po impressione, però poi l'esperienza qui a San Giovanni, anche l'ospedale che negli anni diciamo 80-90 frequentavo tantissimo anche con questi giovani, no, gli scout sono stati veramente anche molto molto attivi soprattutto nel reparto di pediatria oncologica dove incontravamo i bambini, queste cose, questo anche il, il fatto che concludevano la loro vita terrena a volte anche da ragazzi, da giovani, ecco poi mi ha aiutato ad avere un rapporto diverso e ricordo sempre sempre ma quando sali sull'altare quando stai proprio sì, nel, li ricordo li... a volte mi viene quella, quel lampo di, quella immagine quel, quel frate quella, così che ecco quasi sei portato a ricordarlo e a pregare e così a farai prescindere anche che oggi. poi i genitori sempre certo. l'ultimissima immagine la tua immaginetta con la quale hai cominciato proprio il tuo programma di vita potremmo sì. dire eccola qua Magari se, se puoi leggerla è stato, tu stesso, così è stato su questa immagine salutiamo un, i nostri ecco, ascoltatori. Ecco, diciamo che eh, è stata un'immaginetta particolare anche questa, perché eh, per due cose, ecco, non l'ho fatta stampare nella, eh, in tipografia, ho fatto scrivere, ho scritto, io, questa era la, la mia scrittura, che, che più o meno è rimasta più o meno così, no? E, ecco, questo, questo programma di, di portare agli uomini No, eh, avevi il desiderio tanto di portare Gesù e eh, di portare il bene no? e questa si racchiudeva nella pace, la gioia, l'amore, la benevolenza, l'accoglienza, tutte queste cose di cui fa, avevo fatto esperienza diciamo, nella vita di frati e anche nella vita di amicizia della gente che, che incontravo. Ma sì. conclusione, sì. ecco fra Rinaldo. Perché allora si diceva diciamo, certo. molto reverendo certo, padre, certo. Fra Rinaldo, frate, frate <ride> e, francescano. Ecco il ricordo questo, carissimi amici. È stato bello stare con padre Rinaldo e in vostra compagnia perché sentiamo la bellezza e il calore della vostra compagnia in questi giorni particolari ancora di più. Possa la pace, la gioia e l'amore. Che fra Dinaldo Totaro dà una vita, dispensa a coloro che lo incontrano, in modo particolare proprio nella sua vocazione francescana e sacerdotale. Possano ecco, tutti questi sentimenti essere arrivati nella vostra casa e in modo particolare ecco, possano accompagnarti in questa celebrazione che andremo a vivere. Certamente. Davvero... Nella quale voglio ricordare tutti, tutti quelli che ho incontrato, quelli che mi hanno aiutato a crescere nella fede. E veramente ecco in questi momenti difficili proprio voglio invocare dal Signore la pace, la serenità, la gioia e la forza anche di affrontare le difficoltà proprio nel nome e nella fede del Signore. Grazie, grazie a te Padre Renaldo di Cuore, a grazie a voi per la vostra pazienza, ai tecnici che ci hanno seguito, Antonio Lalla, Giulio Russo. E naturalmente buona celebrazione a Padre Rinaldo, siamo tutti con te, siamo un po' solo e un'anima sola con Questa te in questo giorno così bene. importante. Ciao. Grazie, Grazie. di cuore e pace e bene.